ovvietà, sono tante ovvietà, cosa che invece non succede mai, perché anzi c'è un'ovvietà che è quella, cioè che con Tamara Malleo andiamo sul sicuro, ma non è mai ovvio, non è mai un'ovvietà ciò che ci racconta. Buongiorno Tamara! Grazie Fabio, sempre troppo buono. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e Good Morning Milano. Allora, Tamara, se vuoi, dalla prossima settimana ti insulto ogni volta che mi collego, se vuoi. Cioè, allora, arrivata quella rompiballe di Tamara, ecco, dai, allora, su, ma dai, infatti raccontaci, questa sarebbe faccio la così, va realtà. bene, faccio così, raccontaci un po', dai, raccontaci, dai, veloce che dobbiamo andare a fare, va Ma infatti io sarò molto No, veloce. no, 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 invece no, Dai, voglio che tu schiettata. cerchi di tutto bene, per bene, piano Allora. piano, le nostre, quello che deve diventare una nostra abitudine. Esatto, ma a proposito di passato che torna, il primo spettacolo è un aggancio perché parliamo di Amy Winehouse, quindi anche di musica, perché al Teatro Oscar, che è in Via Lattanzio, che si raggiunge con, se vogliamo raggiungerlo con i mezzi, con la metropolitana gialla, fermata Lodi, con il tram 16 o con la circolare 90, 91, 92, quindi una circolare che abbraccia la città, al Teatro Oscar domani, da venerdì 20, scusate, da venerdì 18 a domenica 20, ci sarà Amy Winehouse, uno spettacolo proprio in onore di Amy Winehouse, di Melania Giglio, che in qualche modo ripercorre le tappe umane e musicali più significative della cantante e mettendo in evidenza un po' la fragilità che ha caratterizzato il percorso artistico e personale di Amy Winehouse. Chiaramente, diciamo, ci sono stati anche, io ho visto altri spettacoli su Amy Winehouse, sono tutti spettacoli che ognuno cerca di percorrerlo come meglio arriva anche a sé, e quindi c'è tutta una visione artistica che si inserisce all'interno del percorso poi della cantante, e in questo caso siamo proprio nel suo appartamento a Londra, circondata dalle cose che con cui viveva tutti i giorni, riceve questa telefonata dove lei è molto contenta di ricevere questa telefonata, che sarà però una telefonata che l'accompagnerà con una notizia per tutta la giornata, ma quella giornata sarà l'ultima che vivrà. E quindi in questo ripercorrere l'ultima giornata di vita di Amy Winehouse si torna anche a ripercorrere in qualche modo appunto la sua produzione artistica e in qualche modo anche la sua storia personale molto complessa, piena di, insomma, crepe che chiaramente non possono mai essere messe in luce proprio perché sono crepe, ma che in qualche modo si cerca di raccontare. Quindi Melania Giglio prova a fare questo percorso nella vita, anzi nell'ultima giornata di Amy Winehouse, insieme a Marco Imparato e Lorenzo Patella, con la regia di Daniele Salvo, al Teatro Oscar da venerdì 18 a domenica 20. Teatro Oscar, ok, Teatro perfetto. Oscar, quindi siamo in Via Lattanzio, zona Lodi. Don Lodi, Quindi, okay. ecco, zona Piazzale Lodi, okay, no. Piazzale Per Lodi, per avere un qualcuno va a riferimento. Lodi città a cercare Teatro No, Oscar, mai, sai, Piazzale Lodi, hai ragione. a quest'ora i nostri ascoltatori magari sono un po' addormentati, quindi non No, vorrei giusto, giusto, che Piazzale Lodi, vadano. e quindi quella zona di Milano. Ci spostiamo e torniamo ormai a un teatro per noi molto familiare, che è il Teatro del Puccini, perché la prossima settimana, lo consiglio, ci sarà in scena uno spettacolo molto, diciamo così, è una piccola produzione, ma io trovo che sia un viaggio da fare. Lo spettacolo si chiama Stitching, è un testo di un autore scozzese, Anthony Nilsson, con la regia di Alessandro Fedico, che sarà in scena insieme a Valentina Virando, ed è la storia, come diciamo così, ci ha abituato la drammaturgia contemporanea anglosassone. È un testo molto duro, molto vero, che affonda nella quotidianità senza fare sconti. Si racconta la storia di un uomo e una donna che hanno una relazione, che a un certo punto devono fare una scelta. Quella scelta sicuramente cambierà le sorti del proprio percorso insieme. Ed è una scelta che implica tutta una serie di contrasti che emergono quando due persone molto diverse decidono di
vivere una parte della loro vita insieme. E diciamo così, Anthony Nilsson, l'autore, non fa sconti a nessuno dei due, quindi mettendo in evidenza anche la parte più veramente più oscura di noi, che emerge proprio nel contrasto, nel capire in una scelta che cosa si deve privilegiare quando si è insieme. E devo dire che, appunto, io ho visto lo spettacolo, uno spettacolo che appunto ha questo linguaggio veramente crudo, senza, insomma, anche abbastanza forte, però necessario per arrivare a quella cucitura, per capire come quella cucitura possa unire due lembi così frastagliati, e se quella cucitura in realtà sosterrà questa nuova, io la chiamo questa nuova coperta, perché in realtà sono due pezzi di stoffa che vengono messi insieme, regge questa cucitura, e non lo sappiamo, e non lo sapremo forse neanche alla fine, questo lo scoprirete solo andando a teatro. Elfo Puccini, da martedì 22 a domenica 27, è un piccolo spettacolo, dura più o meno un'ora, quindi anche un tempo molto contenuto, però gli interpreti sono meravigliosi, Alessandro e Valentina riescono a portarci nel fondo di quello che una relazione ci racconta, no? Gli scontri, chi ha ragione, chi vuole imporre il proprio punto di vista perché crede che sia l'unico possibile. E dentro ci sono anche poi momenti di tenerezza, momenti di grande passione, però momenti anche di grande scontro. Teatro Elfo Puccini si trova in Corso Buenos Aires, Metropolitana Rossa, fermata Lima o Porta Venezia. Ok, quindi, perfetto. Facilmente raggiungibile. Sul parcheggio un po' meno, però. Vabbè, con tutte, i mezzi si raggiunge... tutte le metropolitane che ci sono, cioè, prendete, esatto, la metropolitana, giusto. Terzo appuntamento. Terzo appuntamento, dove ci porti, Tamara? Teatro Filodrammatici, siamo in pieno centro, dietro la Scala di Milano, quindi Metropolitana Rossa, Duomo. Da venerdì 18 a domenica 20 c'è Claudio Morici, che porta in scena, è un, diciamo così, a me non piace, è un attore che è molto conosciuto al grande pubblico perché ha fatto molti interventi anche a Propaganda Live, insomma in televisione, quindi è un volto conosciuto, e ha portato a teatro molto spesso biografie degli scrittori, e in questo caso cerca di entrare, di riconoscere, fa un percorso all'interno dell'idea di genio e follia, raccontando come i libri possano avere un potere catartico nel proprio percorso personale. Lo fa raccontandolo al proprio figlio. È un figlio che appunto lui deve accompagnare da un'età, diciamo così, di bambino, quindi di infanzia, a un'età preadolescenziale. E quella follia che sembra quasi ingestibile, in realtà può trovare... non dico riposo, ma può trovare una forma di espressione attraverso la storia di tanti autori, autori che vengono riconosciuti dalla storia appunto folli, e che in realtà quella follia è una follia che li porta ad una narrazione, perché appunto lui parte dallo spirito creativo dell'artista, che può essere rappresentato come la perla che nasce dalla malattia dell'ostrica. Come non si pensa alla malattia dell'ostrica ammirandone la perla, così di fronte alla forza vitale dell'opera non pensiamo alla schizofrenia, che forse era la condizione della sua nascita. Quindi, partendo da questo principio della malattia dell'ostrica, lui fa questo percorso all'interno della storia, della storia letteraria. Si parla di Cesare Pavese, si parla di Emilio Salgari, si parla di Gadda, si parla di Gabriele D'Annunzio, cioè di tantissimi autori, legandoli appunto all'idea di schizofrenia, di follia, eccetera, e al potere salvifico poi dei libri o comunque della letteratura. E chiaramente con un linguaggio molto ironico, molto divertente, molto coinvolgente, lui è da solo in scena, quindi un
monologo, una stand-up, adesso dire stand-up. Una miscela di queste due cose, che infatti sì, esatto. Non è detto che sia poi solo la stand-up, appunto, può tante facce, un monologo, cioè non è che infatti. Non è molto diverso, cioè ha delle caratteristiche diverse poi nella sua nella sua esposizione da parte del pubblico, però poi alla fine la sostanza è quella. Da quindi domani sera, giusto? Dicevi? Da venerdì 18 a domenica 20 al Teatro Filodrammatici, che si trova appunto dietro la Scala di Milano, quindi Metropolitana Rossa, Duomo, facilmente raggiungibile, ecco, in macchina anche questo consiglio di no, si può raggiungere anche in bicicletta, diciamo. Ah, giusto, anche. Sì, forse, non so perché mi sa che piove tutto il weekend. Quindi, ecco, questo forse, però diciamo ci che sono tre metropolitane che passano di lì praticamente, esatto, nella zona, anzi c'è pure la 4 lì vicino adesso, quindi insomma. Esatto. Un modo lo trovate adesso, tra l'altro sai che molti teatri, sì? Adesso non in questi giorni come dicevi tu, okay, però molti teatri, se arrivi in bicicletta ti fanno anche lo sconto. Ah, vedi? La cooperativa ha sempre queste iniziative molto, molto interessanti per incentivare l'utilizzo di mezzi ecologici o comunque insomma un po' più rispettosi dell'ambiente. Beh, grazie dello spunto allora, come si dice in questi casi, va bene. Tamara, grazie. Grazie, qualcos'altro? No, basta. Ricordiamo dove possiamo sentirti, vederti, così almeno concludiamo in bellezza. Allora, Teatro Mania, l'appuntamento è il venerdì dalle 15.30 alle 17 su Milanao, canale 191 del digitale, e il lunedì alle 23.30 su Antenna 3, canale 11. Perfetto, allora Tamara, grazie mille dei tuoi consigli, grazie. Faremo tesoro prezioso e speriamo appunto di vederci a teatro, di far diventare questo teatro davvero un'abitudine. Veniamo a teatro. Grazie mille Tamara. Grazie, buona giornata, ciao. Buongiorno a voi. E adesso un po' di musica. Cristina Aguilera con Candyman e poi torniamo qui ancora. Good morning Milano.